Presto, entriamo. Fermi, lasciate perdere. Oh no! Schizzo Boy, il difensore della giustizia. Esatto, gente. E ora venite con me senza fare storie. Oppure vogliamo complicare le cose. Prendetelo! Ok, sapete che cosa faremo? Pensavo che fossimo qui per guardare i cartoni. E poi avremmo indossato i costumi per divertirci a fare super furfanti. Oh no, è un po' complicato. Vi spiegherò tutto appena saremo vestiti. Com'è possibile che leggere i fumetti e guardare i cartoni ci faccia diventare dei provetti criminali? Ma perché non vuoi fidarti di me? Sono il più grande mago del computer e genio della meccanica di tutti i tempi. Prova i guanti per cominciare. Copiando i criminali. Presenti nei fumetti di Schizzo Boy, ma evitando i loro errori, diventeremo i super furfanti più in gamba del secolo. Nessuno potrà fermarci e saccheggeremo l'intera città! Ehi, ragazzi, che ve ne pare del lanciafulmini? L'ho appena installato. Tackleberry! Yo! Mahoney! Yo, yo! Jones! Yo, ho, ho, è una pinta di rum! Zed! 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 Gran bella mossa, Schizzo Boy! Zed! Presente, signore! È questo che cos'è? Un giornalino, signore! No, ma davvero! Al lavoro, muoversi, muoversi, muoversi! Non avrebbe dovuto scrasciare un pezzettino così piccoli. Certo resta il fatto che leggere i fumetti è roba per minorati psichici. Ehi, non per minorati, per minorenni. Oh, che rumore è? È un trapano da dentista, anch'io ne avevo uno. Giurerei che proviene da laggiù in fondo. Faccia, andiamo! No! Ora pensaci tu, bellezza. Avete visto anche voi? Sì, Dr. Mollar, Miss Bomba e Marsupio Man, i protagonisti del mio fumetto preferito. Insomma, secondo voi dovrei credere che sono dei supereroi da fumetti? No, quelli sono super furfanti. Dobbiamo arrestarli. E requisire subito quel trapano. E chiedere loro un autografo. Qua ci vogliono i raggi X. Miss Bomba, dopo di te. Fermi, vi dichiaro tutti in arresto per tentato furto. E per aver copiato personaggi da fumetto. Mi spiace, ma se pensate di fermarci, cascate male. Oh? In alto le mani! Ehi, devo avvertirti che hai aggravato la mia tua posizione. Può anche darsi, ma mi sto divertendo un mondo. Non vorrei dover usare la forza con te. Oio! Avrei dovuto mangiare di più a colazione. Tu ora vieni con me. Ogni tuo desiderio è un ordine, agente. Ah! Accidenti, sono in servizio, ma non dovrei divertirmi. Lasciami andare subito! Accidenti, è la prima che mi prende in parola! Queste antenne paraboliche ricevono proprio bene. E non mi sono fatto male, non mi sono fatto male, non mi sono fatto male! Tanto male! Oh, Marsupio Man, ti spiacerebbe aiutarmi con questa estrazione? Un intervento riuscitissimo! Avanti col prossimo! Qualcuno ha chiesto rinforzi? Oh, forse un'ambulanza. Erano qui. Dovevate vederli. Ma chi? Il dottor Jekyll? No, dottor Mollar, Miss Bomba e Marsupio Man. E un po', quanto hai bevuto, fratello? Mi sento già molto, molto meglio. House, è giusto quel che dice? Non lo so, non ho afferrato i loro nomi. Qualcuno mi tiri giù!
ragione, sono entrati volando. Hanno rubato, ci hanno messi i capo e sono volati via. No! Ad essere precisi, uno saltava. Era come nel fumetto di Schizzo Boy, dove... Rapina in corso alla gioielleria Diamanti Blu, richieste rimpatri. Bene, voi ragazzi tornate al distretto e stendete il rapporto. Alla chiamata ci penseremo noi. Ma non vi ho ancora raccontato la parte migliore! Entriamo? Quando vuoi tu, Tak. Fermi dove siete! Marsupio Man, usa la tua bomba istantanea al cemento. Era qui da qualche parte. Venite fuori con le mani alzate o faccio fuoco! Se la sono già sbagliata! Chi è quello? Vorrei dire cos'è. Sai, non sapevo che i canguri facessero cose del genere. Pensavo fossero meno brutti. E tu ti sei mai visto allo specchio? Scusate, avremmo un'emergenza, perciò se non vi dispiace noi... Forse è il caso di procurargli una vera emergenza, sei d'accordo, Miss Bomba? Non credo ai miei occhi. Neanch'io credo ai tuoi occhi. E ho paura che il capitano Harris poi non crederà a nessuno di noi. In pochi minuti hanno ripulito una banca e una gioielleria. E i suoi uomini non sono stati in grado di porre alcun freno a questa emergenza. E per di più mi raccontate una storia pazzesca su dei super furfanti. Sono d'accordo, signore. Per me è una grossa panzanata. Non mi interessa chi siano questi banditi. Li voglio in cella. Va bene. Muoversi, muoversi, muoversi! Ma è scritto tutto nel fumetto di Schizzo Boy! D'ora in avanti ti terrò d'occhio! Oggi sarai di servizio alla sala operativa! Ma non posso andare di pattuglia senza il mio collega! Oh, in questo caso tu allora tirerai a lucido lo spogliatoio! Ha preso due piccioni con una fava. E piantala di giocare con la coda! Allora, vi è chiaro quali sono i vostri compiti? Certo! Bene, ora chiamo la polizia e dico loro dove colpiremo la prossima volta. Chiami la polizia? Se voi due aveste letto l'ultima coppia di Schizzo Boy, capireste. Noi avvertiamo gli sbirri, così tendiamo loro una trappola prima che loro intrappolino noi. Un momento! Dipartimento di polizia! Salve, sono il dottor Moller. Vorrei parlare con l'ufficiale che ha il comando. Ah, dottor Moller, sono il suo grande fan! Cioè, no, attenda un minuto, torno subito, Se sono tutti così, non servono i superpoteri. Capitano Moller, il dottor Harry sulla linea 2! Questo è il colmo! Fuori! Va ad aiutare Switchak nelle pulizie! Pronto? Dottor Moller, mi dica pure. È presto detto. Voi della polizia siete degli inetti. Per provarlo, faremo un colpo al museo d'arte alle 2:00. Museo? Alle 2:00? E non potrete impedirlo in alcun modo. Non potremo impedirlo in alcun... Ah, sì? Questo resta da vedere! È una trappola, mami, non crederà mai! Switchak, Switchak! Cosa? Non stavo facendo niente! Calma, amico, sono io, Zed! Ma che c'è lì dentro? Che collezione di fumetti! Vado pazzo per i fumetti. Ecco, ora tutti si prenderanno gioco di me. Io no. E Bacco vogliono derubare il museo. Ah, già, l'ho letto quello. Non capisci, il dottor Moller ci ha avvisato. Ma certo, è proprio quello che ha fatto dottor Moller nell'ultima puntata. È una trappola, ma non
ci crederanno mai. Che farebbe Schizzo Boy in una situazione simile? Tutti in posizione! Tenete gli occhi aperti! Voglio beccare quel borioso con le mani nel sacco! Ehi, c'è quella specie di canguro! Io mi chiamo Marsupio Meng, sbirro! Oh, lo spettacolo comincia! È entrato nel museo! Presto, perquisite l'edificio! Qui è la polizia! Stiamo entrando! All'attacco! Andiamo a prenderli, Ux. Sono tutti dentro, dottor Molar. Il campo è libero. Perfetto, tienili occupati mentre prendiamo il bottino. È pronta la trappola? Sì, pronta per scattare. Ah, splendido, procede tutto secondo i miei piani. Forse è meglio che perquisisca anche il bar. Ah, eccolo qui, il tesoro del re Ahmed. Stai di guardia mentre lavoro con il filo. Sta andando da quella parte, presto, corri! Che avrà in mente quel canguro? Non ne ho idea, non c'è niente di particolarmente prezioso al terzo piano. Scendiamo al piano di sotto, c'è qualcosa che non funziona. Sì, i miei piedi! Non puoi sbrigarti! Mai fare in fretta un'accurata igiene dentale, Miss Bomba, potresti anche rovinare lo smalto. Vi abbiamo beccato, siete in arresto! Stai bene? Sì, ma siamo bloccati. Chiama Marsupio Meng e avvertilo che è scattata la fase 2. Ok, coniglietto, chiunque tu sia, ti abbiamo preso. Si passa alla fase 2. Ricevuto. Fermo in nome della legge. Ferma la tua bocca invece. Oh no! Capitano Harris, le hanno fatto l'impronta! Rector Fekankeve! Mani in alto! Vi dichiaro in arresto! Non li sopporto quando fanno così. È il momento di otturare la prossima carie! Quando fanno così, invece, li odio! Saltate dentro! Buona idea, Aitama! Stanno scappando! Miss Bomba, sai cosa devi fare? Ma certo! Ne arrivano degli altri! Guarda, eccolo, Dr. Molar! Devono aver fatto qualche brutto scherzo ai nostri amici! Ce la sono voluta! Reggiti forte, Shosho! Ma loro possono... volare! Beh, anche noi, no? Zed e Switchak sono venuti a salvarci! Già, con ottimo tempismo! Bravi piccoletti! Così si fa, gente! Tutto calcolato, tutto calcolato. Noi siamo salvi, ma quei tre se la sono filata. Sentite, Dr. Molar è il nemico di Schizzo Boy. Conosco a menadito tutti i suoi fumetti. Ehi, Proctor, perché non porti il Capitano Harris ad un'impresa di demolizione? Così gli toglieranno il gesso. Sei sicuro che sia una buona idea, Mahoney? La tireremo fuori, ben che non si dica, signore! Zed ha ragione. Quei banditi si ispirano ai fumetti di Schizzo Boy per i loro misfatti. E noi allora cambieremo un po' le storie. La nostra controffensiva partirà dalla scuola. Ok, conoscete il piano.
Zed disegnerà le strisce. Gli altri copieranno le pagine truccate e le inseriranno in tutte le copie di Schizzo Boy nelle edicole. Attireremo quei furfanti qui, alla scuola di polizia. Sento già il dolce profumo della vittoria, Mahoney. Non vedo l'ora, al lavoro! Appena avremo studiato l'ultimo numero, saremo pronti per un altro colpo. Pare ci sia un nuovo disegnatore per Schizzo Boy. Un tratto elementare, ma estremamente vigoroso. Qui, attacchiamo la scuola di polizia. Ma certo! E ripuliamo il deposito reperti del denaro e dei gioielli raccolti. Certo, è brillante. Quegli stupidi sbirri non si aspetteranno certo un attacco nel cuore della scuola. Nessuno sbirro in vista. Ora teniamoci alla storia e non potremo fallire. Ecco il deposito reperti. Si direbbe lo spogliatoio. Ci siamo, la nostra più grossa operazione. Questa, mi pare, deve essere la corona imperiale rubata tempo fa. Wow, com'è pesante! Diamine, non può essere che d'oro massiccio! Questo sarà un quadro rubato recuperato dagli sbirri. Ci vorrebbe un po' più di luce. Così va un po' meglio, dottor Molar? Ehi, ma è veramente uno spogliatoio! Alzate le mani sopra la testa! Siete in arresto! Non vale! Per effrazione, rapina, aggressione ad un agente e per avere addosso degli orribili costumi. Miss Bomba, apri una via d'uscita e ricordatevi il fumetto! Passeremo dal percorso d'addestramento. Non mi prenderete mai! Hai il diritto di non parlare. Continua così. Useremo l'ultimo giocattolo del professore. Ehi, ma... Ferma lì, bombolotta! Hanno catturato Miss Bomba e Marsupio Man. Ma questo non significa che io farò la stessa fine. È tutto quello che ho trovato, grasso di maiale. Ma è perfetto, House. Ora ci manca solo... Yahoo! Arriva Schizzo Boy! Sono pronto! È un gran sogno che si avvera! Vai, Zed, è tutto tuo. Ti porterà fortuna! Wow, l'almanacco dell'anniversario! Schizzo Boy! Yahoo! Ma che succede? Beh, Yahoo! Qui ci vuole un tocco di mastice. Belko, così sarete al sicuro per un po'. In prigione mi faranno indossare il costume? Alla fine Schizzo Boy vince sempre, anche quando sono io che lo impersono. Tutti presenti tranne Aitawa, signore. Presente, signore. Un po' di posta per Zed. Ehi, posta per me! Dai, tuoi ammiratori sono entusiasti della tua storia apparsa su Schizzo Boy. Era davvero buona, Zed. Basta così! Questo è un distretto di polizia, non è lo Schizzo Boy Fans Club! Tractor, ti dispiace portarmi via da qui? Le toglieremo il gesso in 2 o 3 settimane, signore. Non sarà lo Schizzo Boy Fan Club, ma oggi è senz'altro il club dei fans di Zed.